Era, erano gli anni Ottanta, l'inizio degli anni Ottanta, quando un giovanissimo vescovo, eh, Attilio Nicora, si mise intorno a un tavolo con un ancora più giovane eh, economista, eh, certo Giulio Tremonti. L'uno sarebbe diventato il primo, sarebbe diventato cardinale di Santa Romana Chiesa. Il secondo sarebbe diventato poi un gran ministro e un grande esperto di economia chiamato in tutto il mondo. Due teste d'uovo diremo oggi: due menti pensanti, capaci davvero di vedere e di guardare dentro le cose con acutezza e con lungimiranza. In quegli anni. Cosa c'era in ballo? C'era da fare la riforma dei patti lateranensi, cioè i patti tra lo Stato e la Chiesa, e tra queste cose da pensare e da studiare, c'era anche la riforma di quella che chi ha la mia anagrafe, lo ricorda bene, veniva chiamata la Congurua, cioè una sorta di somma che tutti i mesi il governo italiano riconosceva ai parroci italiani ed era quella, la Congro, una scelta fatta negli anni 30 da parte di Mussolini quando facendo appunto i patti lateranensi decise di restituire alla Chiesa con questa forma di, 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 di sovvenzione, di aiuto, di restituire alla Chiesa una parte delle somme che lo Stato italiano aveva incamerato alla Chiesa italiana dopo l'unità d'Italia. Sapete che quando c'era stata l'unità d'Italia, molti beni del Vaticano, molti beni della Chiesa furono incamerati dallo Stato che disse, cara Chiesa, tu non sei più padrona di questi beni. E allora, un po' per fare pace, un po' per stabilire un rapporto di collaborazione, Mussolini decide, decise di mettere in piedi questa congrua che era una sorta di indenizzo, di restituzione, di rimborso per questi beni incamerati nel 1800. Bisognava fare una riforma. Nicola e Tremonti si misero al tavolo e dissero, dobbiamo fare una scelta democratica. La scelta democratica doveva essere il fatto che erano, non era più lo Stato che diceva io sono obbligato a darti una somma. Se i cittadini vogliono aiutare le religioni, le confessioni religiose, si faccia una scelta di democrazia. Destiniamo l'8 per mille dell'IRPEF, cioè la tassa sulle persone fisiche 8 per 1000, e il cittadino dice. Eh, caro Stato, il mio 8 per 1000 voglio che tu lo dia alla fede alla quale appartengo, alla religione alla quale appartengo, oppure se io non ho alcuna religione e non sono credente, voglio che questa somma venga data allo Stato per finalità educative, finalità sanitarie, finalità assistenziali. Insomma, io cittadino dispongo che una parte delle mie tasse vada ad aiutare o le confessioni religiose o lo Stato quando fa opere sociali e di bene. E così dal 1984 noi abbiamo questa legge, questa, questa istituzione dell'otto per mille con cui i cittadini al momento della dichiarazione dei redditi decidono dove destinare l'8 per 1000 della loro dichiarazione. Se faccio questa riflessione oggi in pieno Ferragosto, non è perché voglio invitarvi a fare la dichiarazione di redditi con l'8 per 1000 per la Chiesa cattolica. Perché primo perché abbiamo già fatto la dichiarazione di redditi qualche mese fa. Secondo perché non c'è soltanto la Chiesa Cattolica. Oggi mi pare che le confessioni religiose che si, alle quali si può essere destinato questo 8 per 1000 siano 12 e poi c'è tutto lo Stato con le varie categorie di destinazione. Di, ho, detto, ho tirato fuori questo esempio per un'altra ragione, questa premessa viene per un'altra riflessione. Nei giorni scorsi in Vaticano si sono riuniti i vertici della Chiesa tedesca con tutti i massimi vertici della, eh, del Vaticano e quindi delle congregazioni e istituzioni che operano in Vaticano, cominciando dal segretario di Stato Parolin. Ufficialmente, ufficialmente si doveva discutere di due cose. La prima cosa, eh, il dibattito emerso in preparazione al Sinodo, che si terrà ad ottobre, con tutte quelle posizioni, sappiamo, eh, che stanno venendo avanti in Germania e che fanno dire a qualcuno che in Germania si è in atto un processo di protestantizzazione con la richiesta dell'ordinazione delle donne prete, con le matrimoni gay, insomma con tutto questo complesso mondo di, di principi morali ed ecclesiali che eh, fanno gridare a qualcuno lo scandalo e a qualcuno fanno dire che la Chiesa è troppo in ritardo. Questo certamente è uno dei motivi del discutere, ma c'è un motivo altrettanto importante sul quale non hanno parlato in molti e che adesso vi dirò ed è il motivo per cui sono partito della preme, dalla premessa dell'8 per 1000, ed è il fatto che in Germania ogni anno ormai è una emorragia di cattolici che chiedono di essere cancellati dal registro di battesimo. Nel 2022 551.000, se non ricordo male, 300.000 l'anno precedente, insomma nel giro di pochissimo tempo si gira circa un milione di persone che chiedono di lasciare. Su questi dati assolutamente allarmanti, perché vi rendete conto che se in due anni quasi un milione domanda di uscire dalla Chiesa, insomma si fa presto poi ad arrivare al collasso? Tanto più che i cattolici non sono la maggioranza in Germania. Ma non sono solo i cattolici che lasciano, sono tutti anche i protestanti, anche le altre confessioni religiose. Allora si sono interrogati dicendo: perché questi lasciano? Una delle possibili motivazioni è il fatto che si dice ma questa chiesa alla quale noi apparteniamo è una chiesa troppo rigida, è una chiesa che deve aprirsi, che deve essere moderna, insomma matrimoni gay, controllo delle nascite, tutta la morale sessuale basta, queste norme che ci tengono prigionieri. Ma si è capito che non è questa la motivazione vera, perché lasciano anche le altre confessioni religiose, lasciano anche i protestanti che in questo ambito sono di gran lunga di manica più larga dei cattolici. Qualcuno ha detto ma lasciano i conservatori, quelli che vedono una chiesa che vorrebbe camminare troppo velocemente, ma anche qua non è la spiegazione vera, perché poi i conservatori, i conservatori non sono così tanti da giustificare un'emorragia del genere. E allora qual è probabilmente la vera causa sulla quale si sono fermati gli osservatori, i sociologi? La vera causa è un'altra ed, ed è il fatto che in Germania, in Germania il credente di qualsiasi confessione religiosa è obbligato a pagare allo Stato l'8% delle proprie tasse se vuole essere iscritto alla propria confessione religiosa. Nel caso dei cattolici, se tu non paghi l'8% delle tasse alla Chiesa cattolica, tu sarai privato dei sacramenti. Nella tua famiglia non potrai più ricevere i sacramenti e soprattutto non avrai neanche diritto a un funerale religioso il giorno in cui tu morirai. La legge è esattamente questa. Noi abbiamo avuto qualche tempo fa il caso del giocatore Tony che poi era venuto a giocare nel Verona, che non aveva pagato le tasse sulla religione, aveva chiesto di sposarsi in Germania ma gli hanno rifiutato perché non aveva pagato la tassa. Allora, io vorrei, non vorrei qui fare una battaglia fuori, fuori luogo, ma mi domando, già Papa Benedetto aveva espresso qualche perplessità, ma mi domando se una legge che ti obbliga a pagare per avere i sacramenti non sia una sorta di simonia. Cioè voglio dire, io posso avere la fede, non ho i soldi da per pagare perché è un momento di difficoltà, perché in Germania c'è una crisi che pesa fortemente sui cittadini e io non ho diritto ai sacramenti perché decido che non voglio più pagare la tassa. Eh, questo capite che rischia di essere davvero una compravendita dei sacramenti. Quindi la Chiesa dice io non ti do più i sacramenti perché tu non hai pagato. Mi chiedo, ma non sarebbe il caso che anche la Germania per una volta copiasse dall'Italia? Con una legge che sia una legge democratica che dice: tu, cittadino, sei libero di vivere la tua fede. Se hai i soldi e vuoi destinare qualcosa per la tua chiesa o per la tua religione di appartenenza, lo puoi fare. Se per mille altre ragioni. Tu non ti senti di farlo, non puoi farlo, tu sei libero di comportarti così, ma senza che io ti tolga la possibilità di esprimere la tua fede. Certo, amici cari, questo eh, credo che non sia oggi visto molto bene né dai vescovi né dai preti tedeschi, i quali hanno degli stipendi molto, molto, molto vantaggiosi, molto vantaggiosi. Hanno diritto ad avere pagato segretarie, chi, chi compie esercizi e attività nelle comunità parrocchiali. E quindi credo che non sia ben vista un'ipotesi di riforma in questo senso. Ma non ritenete anche voi che questa sarebbe l'unica strada per dire ai cristiani non scappate per, per ragioni economiche.